focus di Ombria Libri è focalizzato appunto sul nuovo disordine globale. Secondo lei ciò vale anche per l'Italia? Certo, sì, vale per l'Italia perché l'Italia è nel mondo globale, come tanti altri paesi, e quindi riguarda come anche noi. Basta pensare adesso agli ultimi avvenimenti nel Mar Rosso, ci sta questa, diciamo così, appunto, aggressione da parte degli Houthi al commercio internazionale, e questo ci riguarda anche moltissimo perché le merci che arrivano ogni giorno in Italia passano anche dal Mar Rosso, dal canale di Suez, e quindi l'azione aggressiva degli Houthi impedisce a queste merci di arrivare, e quindi aumentano i costi, aumentano i noli, aumenta il prezzo delle materie prime, aumenta il costo della vita al supermercato. Quindi nel mondo globale non ci sono più spazi separati. Assistiamo a fenomeni come ad esempio il cambiamento climatico che riguarda tutto il mondo, anche chi magari appunto non ha nessuna parte perché non produce nessun inquinamento, però subisce l'inquinamento generale del pianeta. È un fatto totalmente nuovo nella storia, questo appunto fatto che gli avvenimenti hanno una portata globale. La globalizzazione, oltre ad essere stato un fenomeno economico che sappiamo, è stato innanzitutto un fenomeno storico, diciamo così, geografico quasi, insomma, planetario. Una riflessione su appuntamenti culturali come Ombria Libri? Appuntamenti culturali come Ombria Libri sono importanti perché è importante tutto ciò che serve ad alimentare la discussione in modo serio, approfondito, documentato. L'Italia è un paese dove spesso, come sappiamo, le opinioni politiche si fondono più sulle impressioni, sulle simpatie e le antipatie, quindi ben venga una sede dove invece si parla di politica, ma si parla di politica in un modo che ha fondamento documentato, come già gli storici si sforzano di fare.